terra globo o terra piana. In questo video vado a condividere le osservazioni dalla mia località che ho fatto documentato per oltre un anno. Vado a creare un modello a globo ed uno piano della Terra per confrontarli con i video e vedere quale modello combacia con la realtà. Il mio video è di tre piattaforme ad una distanza totale di 26,44 miglia, pari a 42,55 km, con una linea abbastanza diritta la veduta di tutte e tre le piattaforme. Una elevazione perfetta in altezza per testare la curvatura o la non curvatura della Terra. La località permette di vedere all'interno dell'inquadratura, zoomando, tutte e tre le piattaforme con l'uso della macchina fotografica Nikon P900. La posizione della macchina fotografica è Oliver RD and Edgewater Way, Santa Barbara, California. Elevazione con Google Earth, 105 piedi, pari a 32 metri. Coordinate delle piattaforme. Piattaforma Habitat, altezza 90 piedi, pari a 27 metri. Piattaforma Grace, 122 piedi, pari a 37 metri. Piattaforma Gale, 150 piedi, pari a 45,72 metri. Gale, 45,72 metri, Grace, 37 metri, Habitat, 27 metri. Distanza Habitat 10,96 miglia pari a 17,63 km, Grace 21,89 miglia pari a 35,23 km, Gale 26,44 miglia pari a 42,55 km. Con questo test non posso usare la formula di 8 pollici per miglio al quadrato per la linea di veduta. Userò il calcolo dell'altezza dell'arco della Terra globo. Per calcolare l'arco uso handymath.com, la soluzione per tecnici, il calcolatore dell'arco circolare completo. Prima cosa, devo convertire il raggio della Terra di 3.959 miglia in piedi. 3.959 uguale a 20.903.520 piedi, pari a 6.371 km. Converto l'ampiezza dell'arco di 26,44 miglia, pari a 42,55 km in piedi, mi dà 139.603,2 piedi, che sono sempre 42,55 km. Il calcolo dell'altezza dell'arco di curvatura della Terra è di 116,5 piedi per una distanza di 26,44 miglia, ossia un arco di 35,51 metri sulla distanza di 42,55 km. L'altezza della macchina fotografica è di 105 piedi pari a 32 metri. Distanza, posizione ed altezza di ogni piattaforma dalla posizione della macchina fotografica. L'arco dell'altezza della Terra di 116,5 piedi, pari a 35,51 metri, dalla mia posizione all'ultima piattaforma, ha una distanza di 26,44 miglia, pari a 42,55 km, proporzione di rimpicciolimento della dimensione della piattaforma dal video. Devo essere in grado di creare un modello accurato per poter vedere col globo o con la Terra piana. Poi paragonerò entrambi i modelli con le evidenze del video. Qui il mio modello a globo di quello che dovrei osservare dalla mia postazione in base ai miei calcoli. Non è in scala, ma fornisce un modello abbastanza vicino a ciò che si dovrebbe osservare. Prospettiva accurata del rimpicciolimento delle piattaforme. I 116,5 piedi pari a 35,51 metri dell'altezza dell'arco in proporzione rispetto all'altezza della macchina da presa e all'habitat credo diano un arco minore di quello calcolato, ma funziona lo stesso. Linea della veduta dell'orizzonte sull'oceano.
in basso la struttura dell'habitat. Grace e di più Gale sotto l'orizzonte. Altezza di Grace e Gale più basse dell'habitat. Terra globo, altezza dell'arco, linea di veduta, orizzonte, altezza delle piattaforme, veduta prevista. Quello che si dovrebbe osservare da un modello di terra piana, secondo i miei calcoli. L'orizzonte si alza al livello degli occhi, prospettiva. Prospettiva accurata del rimpicciolimento delle piattaforme. Si dovrebbe osservare l'orizzonte sopra o a livello con la parte superiore dell'eliporto dell'habitat e più lontano la piattaforma Gale. Si dovrebbero osservare le altezze delle piattaforme Gale e Grace sopra l'habitat. Andiamo a vedere il filmato del video e vediamo se si combina col mio modello di terra piana o col modello della terra globo e con i calcoli. Per cortesia notate che il filmato è una ripresa senza interruzioni. Grace e Gale sono al contrario rispetto allo schema a causa dell'angolo di veduta, ma questo non cambia le previsioni della veduta dei modelli. 18 gennaio 2018. Analisi dell'orizzonte video e altezze delle piattaforme. L'orizzonte si alza a livello degli occhi. Altezza di Grace e Gale sopra l'habitat. Confronto col modello di terra globo.
il modello della Terra globo prevede l'orizzonte sotto la struttura dell'habitat, le altezze di Grace e Gale sotto l'habitat. Il modello della Terra globo non combacia con la realtà. L'orizzonte non combacia. Grace e Gale sono completamente visibili a differenza delle previsioni della Terra globo, se ci fosse la curvatura con un arco di 116,5 piedi pari a 35,51 metri. Le altezze di Grace e Gale sono ben sopra l'habitat. Non è possibile con una Terra globo con l'arco di curvatura di 116,5 piedi pari a 35,51 metri. Chiaramente il modello a globo con la curvatura non combacia con la prova del video. Confronto col modello di terra piana e le evidenze del video. Il livello dell'orizzonte combacia, l'orizzonte oltre la piattaforma Gale. Le altezze delle piattaforme combaciano, le altezze di Grace e Gale sono sopra l'habitat. Il modello della terra piana combacia con la realtà del video.